Buongiorno, oggi ci troviamo a Tramonti, sul valico di Chiunzi, e quello che faremo è arrivare sulla vetta nord del Monte Finestra. Quindi praticamente facciamo un poco di strada, questa che vedete, e subito tra poco si imbocca l'alta via dei Monti Rattali, il 300, verso il Monte Finestra. Allora, dopo più o meno 2 chilometri, un chilometro e 9, primo spot, pausina per bere. Allora, riprendiamo il cammino, qui era il sentiero 311 dove si poteva riscendere a Tramonti, e invece noi riprendiamo sull'alta via del 300, sull'alta via dei Monti Rattali, sentiero 300, per arrivare al Monte Finestra. Oh, ma quello è il molare! Hai visto? Allora, proseguendo, siamo quasi arrivati al valico della Tramontana, però da qui si apre tutta la vista e lì vedete il valico di Chiunzi, dove siamo arrivati con la macchina, che abbiamo fatto tutto questo percorso alla macchina, siamo partiti più o meno da là dietro. Lì c'è il Vesuvio, il Finestra è qui dietro. Ora proseguiamo appunto verso il valico della Tramontana. Ecco appunto il valico della Tramontana, segnato anche come Toro dell'Angelo. Quindi noi arriviamo al Monte Finestra, dobbiamo arrivare, e perché stiamo venendo dal valico di Chiunzi, di qui si scende con Trappone Cava, che questo è un altro sentiero per salire in realtà sul Finestra. Qui si inizia a vedere bene Cava. Bella grande. Col golfo di Salerno. Anzi, quello è proprio Salerno, dovrebbe essere dove c'è il porto. Lo stadio. Ecco il valico di Chiunzi. Qui siamo arrivati alla croce di pietra piana. Proseguiamo, stiamo più o meno a quasi 4 km dall'inizio, e manca più o meno ancora 1,5 km abbondante per il Monte Finestra. Monte Finestra a sinistra 1 ora e 15, valico di Chiunzi 1 ora. Si prosegue. Ah, ma qua c'è proprio un altare. Allora, quella è la croce dove dobbiamo arrivare, mancano più o meno un 500 metri, tutta questa parte è la parte un po' più ripidina, quindi dove il dislivello un pochettino si fa più sentire. Ci siamo quasi, ecco la croce. La vetta nord del Monte Finestra. Allora, siamo quasi arrivati. Dopo un bel po' di dislivello. Eccoci sul monte, sulla vetta nord
del Monte Finestra. Allora, come detto, arrivati al Monte Finestra, giù di 360 gradi di luce. Allora, abbiamo tutto il Golfo di Salerno, qui giù c'è Cava. Questa, sezione ovest, è la vetta sud del Monte Finestra. Si può passare dove continua l'alta via dei Monti Lattari, si viene da là. Da quest'altra parte invece è dove siamo venuti. Quindi là c'è Maiori Minori, lì è Amalfi. Qui dove vedete i tre pizzi, quindi Molare, Canino e Montecatello. E qui giù c'è tutta la valle che si vedeva da prima, che noi siamo venuti da questo lato qua, e lì c'è il valico di Chiunzi, e qua appunto è dove siamo partiti. Abbiamo fatto tutta questo percorso, che sono circa 5,5 km. Ora piccolo break e poi si ritorna indietro. Si ritorna, purtroppo il tempo è tiranno, per pranzo dobbiamo ritornare, ma la vista dal Monte Finestra meno vetta nord è veramente veramente bella. Siete Cava, siete tutta la parte di Salerno, ma poi senza sottovalutare tutta la parte qui interna. Ora si scende e si ritorna al valico di Chiunzi. Allora, dopo più o meno quasi 4 ore, sono andato molto comodi, è quasi 11 km, siamo ritornati al punto di partenza. Diciamo che è un percorso molto panoramico, e non tanto difficile, c'è qualche punto un po' in salita, ma non è tanto complicato, e sicuramente è uno dei percorsi più belli, cioè ve li consiglio. Ci vediamo al prossimo video, ciao!